Eccoci qui. Oggi abbiamo un ospite, se posso, veramente eccezionale, perché posso dire una grande fighter, quindi sia sul ring che nella vita, che è Mara. Quindi possiamo dire prima ed unica donna ad oggi ad aver combattuto nell'UFC, oltre ad avere una grandissima carriera negli sport da combattimento in generale, perché non arrivi solo dalle MMA, però in questo caso lascio la parola a Mara, così ci spiega un attimino chi è e cosa ha fatto. Ciao a tutti, sono Mara Romero Borella e sono una fighter professionista di MMA, e non solo, perché a breve avremo altre novità per quanto riguarda arti marziali. Ma sì, beh, sono una fighter, diciamo, nell'ambito di arti marziali, anche nella vita, perché la vita mi ha sempre messo alla prova, e lo sport è sempre quello che mi ha dato la voglia di rimettermi in gioco e la voglia di combattere. E tuttora ho combattuto in UFC e tuttora sto aspettando delle grandi novità sempre nell'ambito di box, sempre di arti marziali. E la mia vita inizia da piccolina con il judo, quindi ho sempre praticato arti marziali fin da piccolina. Quindi sì, dall'età di 3 anni ho iniziato a praticare judo e l'ho portato sempre avanti, e solo ho smesso 3 anni, 4 anni. Sai, poi a 14 anni, 15 anni abbiamo sempre quell'età che sì, non lo so, magari può essere. E quindi ho integrato con altri sport. Però ha sempre fatto parte della mia vita e fa tuttora parte della mia vita. Ed è sempre quello che a praticare sport di arti marziali nell'ambito di judo, comunque di jiu-jitsu, sono quelli mi ha sempre, diciamo, tirato su il morale, in senso che mi dà sempre energia buona, sempre energia positiva per andare avanti. E ti dico che lo sport in sé è sempre quello che mi ha salvato, perché mi ha sempre dato la voglia di ricominciare, indipendentemente da tutti gli alti e bassi che ha avuto della vita. Infatti, la domanda che mi viene spontanea è: in un periodo complesso come questo, in un'epidemia mondiale, no? Quindi abbastanza catastrofica ovunque, che però rispecchia, secondo me, tante fasi difficili della vita di una persona, no? Come ti ha aiutato lo sport? In questo periodo ti dico, mi ha aiutato, io 2 anni ormai che sono qua, perché io vivo in America, e in quest'ultimo anno ti dico che mi ha aiutato tanto a livello di difficile, perché allenarsi in periodo di pandemia ti dico che non è stato per niente facile, però ti ha dato la voglia di non fermarti, perché in pandemia, in questo periodo non è stato il massimo, quindi anche il fatto dello sport, di allenarsi, anche professionisti, credo che di tutto il mondo non sia stato così facile. Io qua ti dico, ho avuto una grande fortuna, perché l'America Top Team ha aperto la palestra proprio per i ristretti, ti parlo dell'inizio, del primo periodo proprio della pandemia, quindi era proprio solo per i ragazzi, i fighter che avevano segnato un contratto, che avevano firmato per un contratto, quindi per un match, e hanno aperto proprio la palestra per pochi. E ti dico che non è semplice, perché non è stato semplice, perché comunque non ci sono così tanti atleti in palestra, quindi devi dipendere sempre da un tuo spari partner, e il tuo spari partner deve fare la vita che fai tu, quindi non puoi andare in giro, non puoi andare a fare la spesa normale come fai sempre. Quindi ti dico, è stato preparare anche dei match in questo periodo non è stato per niente facile, ma ho avuto una grande fortuna, una grande possibilità che mi hanno dato proprio di riuscire ad allenarmi in America Top Team. Ma la fortuna, ti dico che credo che me la sono vissuta al 100%, è proprio stato i primi mesi che è successo della pandemia, di riuscire ad allenarmi in casa. Ho staccato i pesi, facevo solo allenamento a corpo libero, e ti dico che mi è servito per me per conoscermi un po' di più, anche perché era sempre nella testa tenere, ok, cosa posso fare oggi? Ok, oggi faccio questo, ok, posso fare questo, anche perché senza niente devi usare proprio la tua fantasia. Sì. Però ti dico che questi 3 mesi dell'inizio sono quelli che, dal lato negativo della pandemia, ti dico, sono stati 3 mesi del lato positivo per me, Mara, perché veramente tanta fantasia e
tanta organizzazione di organizzarti il giorno, le ore, perché stare in casa, chiuso in casa, non è facile. Assolutamente. Quindi, diciamo, sicuramente un grande aiuto, no? Sì. Quindi, la domanda che viene, insomma, collegata a questo, gli insegnamenti e le emozioni che si provano su un ring, in questo caso, possono essere utili anche nella vita di tutti i giorni? Io ti dico che le emozioni sì, possono essere utili nella vita di tutti i giorni. Perché? Perché le emozioni che tu provi a combattere dentro un ring, dentro una gabbia, o solo anche su un tatami, sono tantissime. E il sapere controllare le emozioni, il sapere lavorare con la tua emozione, con la tua testa, quindi quello che provi tu dentro, sì, serve tantissimo per la vita reale. Cioè, sulla vita a fuori, diciamo, di quello che è il ring e la gabbia. Perché anche in questo periodo di pandemia, anche in questo periodo di persone un po' fuori del comune, né? Perché adesso poi è normale, ti porta questo. E sapere controllare il momento in cui tu combatti dentro la gabbia, dentro il ring o il tatami, ti aiuta a controllare questa emozione al di fuori di tutto. E se prima rispondi, come si dice, né? Di pancia, invece no, ti aiuta un attimo a pensare, a vedere qual è la cosa migliore, il lato migliore che uno può sfruttare, ma aiuta tantissimo. Io, che arrivo da un altro mondo, diciamo, no? Quindi un'altra tipologia di preparazione, posso dire che a me ha insegnato tanto, soprattutto, diciamo, nei periodi di preparazione, a rimanere, diciamo, concentrato sull'obiettivo, quindi anche ad affrontare le difficoltà e le ristrettezze, diciamo, date sì, a quel periodo, no? Quindi credo che un po' anche la preparazione, diciamo, vostra in questo caso, comunque credo sia molto complessa nei mesi precedenti a un incontro, possa dare tanto nella vita quotidiana, anche nell'imparare a perseguire un obiettivo, a non mollare, a non mollare mai. No, questo è, ti dico, ci sono due fasi, diciamo, del nostro sport e del periodo di camp per il match. E ti dico che in questi ultimi, credo che il più pesante sia l'ultimo mese e mezzo, perché è l'ultimo mese e mezzo dove inizi comunque a tagliare il peso piano piano, e anche gli allenamenti sono un po' più duri, e non puoi dire no, oggi non ci vado. Lo puoi dire quando magari sei fuori del camp, né? Quindi dici ok, il mio allenamento normale, non so, ti dico da donna, quando ho il ciclo, il primo giorno per me è distruttivo, dico ok, no, preferisco riposare, posso farlo, ma nel momento quando hai il match, no. E sono ben questi momenti, queste fasi, questi attimi dove non hai questa energia, dove non ti senti al 100%, che devi andare, ma devi, non è che ok, boh, vado e faccio l'allenamento. Indipendentemente da questo, devi dare il tuo massimo nell'allenamento, perché se riesci a dare nell'allenamento il tuo massimo, allora quando poi sarà il fight, il match, sarà molto, molto, molto più facile. Però ti dico che la forza, la costanza vengono anche dalle persone che è vicino. Perché io vedo che ho molta, molta connessione, una bellissima connessione con Formiga, che anche lui combatte, ma allo stesso tempo capisce l'altro lato, né, di essere da fare il camp. Quindi è buono anche avere proprio persone vicine che ti danno stimolo. In America Top Team, ti dico, in questo periodo ci sono i tuoi coach e il tuo, diciamo, sparring partner, il tuo partner. Ma devi veramente tenere persone amiche che sono presenti nei tuoi allenamenti, e questo ti aiuta tantissimo, ti dà, nel momento anche non ce la fai, anche solo dire dai Mara che ce la fai, guarda che ancora, non so, ancora un round e vai, questo aiuta tantissimo. E la testolina tanta, se anche vedi nel momento, soprattutto ti dico nelle ultime due settimane dove veramente tagli gli ultimi chili, e la testa è con te, e ti dico per esperienza che se la testa è con te
è come se tu stesso sei con te stesso, perché mi parlo tanto in questo periodo, in questa proprio fase di taglio peso. Quindi sapere che la testa è presente, la testa è attiva, è la cosa molto più importante, perché per esperienza personale ho fatto anche dei tagli pesi dove la mia testa già mi aveva abbandonato prima di tagliare il peso. Quindi come si lavora tecnicamente con i match, devi lavorare anche tecnicamente con la testa. E questo lo puoi fare tu, ma con anche persone che ti sono vicine. Immagino. Sì. No, ho avuto belle e brutte esperienze, quindi... capisco, ti dico, capisco i due lati, e quindi in questo, ecco, l'essere professionista, quindi comunque avere un grosso seguito, il pubblico, i fan, aiuta nei momenti così difficili? Io ti dico che a me piace combattere senza pubblico. Credo perché nell'ultimo periodo, quando comunque ci sono i match, mi stacco dai social, proprio non mi piace, perché tutti hanno la bocca per parlare, ma hai capito? Quindi può essere una distrazione questo, può essere la testa è molto pericolosa, perché anche se tu mi dici una cosina piccolina, può essere che io non ci do caso, ma dopo no, se rimane qui in testa e continuo a pensarsi. Quindi io amo combattere senza pubblico, però dall'altra parte dico amo il pubblico, perché come ti dà quella stimolo, come ti dà quella energia che ti urlano, forza. E quindi ecco, ci sono sempre questi due lati un po' così. Però sicuramente, beh, quel pubblico è un altro scenario. Sul ring. Giù dal ring si sta bene nel tuo mondo, nel proprio mondo. Vabbè, sì, sì. Ti capisco, perché ho sempre sostenuto che personalmente, perché io dal bodybuilding non da quello, ma non è mai stato né per apparire con gli altri, ma per te stesso. Cioè, se te lo faccio per me stesso, mi piace, e credo che poi sia la cosa che ti fa far sport, qualsiasi sport, tutta la vita, perché stai bene con te stesso. Cioè, quindi la parte psicologica credo che sia molto molto importante, no? Ecco, quindi su questo mi confermi, perché ne sono certo, che il discorso dello sport, in questo caso anche da combattimento, io dico da combattimento per parlare a 360 gradi, comunque è legato più che altro a quello che fai tu, sia molto importante anche per le ragazze, perché può dare molto a una donna, credo. Sì, io ti dico, come ho iniziato da piccolina, lo sport fa parte di me. Sport e arti marziali, dico in generale, adesso non parliamo solo dell'MMA, fa parte di me. Io ti dico che aiuta tanto, ok, per la difesa personale, però anche qua dobbiamo sempre vedere le emozioni in quel momento come ci prendono. Però al di là di questo, aiuta dentro di noi, che ci dà quell'energia, quella spinta in più di dire no, non mollo, ce la faccio, o no, sono sicura, o di stare un po' più fermi, più seri, più con carattere, più forte il carattere, anche perché a volte ci vediamo delle piccole cose, dei piccoli ostacoli dove dici che okay, vabbè no, fa niente, vabbè, no, non è il fa niente, dà proprio forza interiore. Ti dico che a livello di una donna questo aiuta tanto, anche perché siamo viste come no, tu non puoi fare uno sport combattimento, ma ti dico che anche qua mi sono sentita dire ma perché non fai qualcos'altro anziché combattere, perché ci sono stati ancora dei ragazzi con la mentalità, diciamo, un po', ti dico un po' indietro, perché adesso si vedono più ragazze, né, che combattono, però c'è ancora questa mentalità. Io ti dico no, perché mi dà forza, anche quando mi aiuta questo di combattere, mi aiuta dentro di me, anche perché se ti trovi anche solo a fare un allenamento, adesso un esempio, un allenamento di box, un allenamento di MMA, dove comunque prendo pugni e do pugni, perché lo sport poi, adesso detto terra a terra, è questo, però ti aiuta di dire ok, ho preso un pugno e non mollo, non è che ho preso un pugno e vado via, non ho preso un pugno ma lo do indietro. Se io prendo una brutta notizia, non è che la subisco, solo la subisco e non reagisco. Questo aiuta tanto.
E ti dico che lo sport da combattimento, che sia box, che sia jiu-jitsu, che sia MMA, aiuta tantissimo. Aiuta a trovare anche un equilibrio di emozioni. Perché chi è che prende un pugno e rimane lì e dice ok, adesso te lo do indietro? Cioè l'emozione ti arriva qui al massimo e ti viene questo da fare. Invece no, ti aiuta comunque a tenere quello un attimo quella calma di dire ok, adesso lo rifaccio, adesso te lo do indietro.